Gentili telespettatori di Toscana TV, ben trovati a Toscana TG 7 giorni. Ripercorriamo insieme le principali notizie della settimana appena trascorsa. Partiamo con il maltempo che ha colpito ancora la Toscana centrale, in particolare le aree di Montemurlo, dove è esondato il torrente Stregale, ci sono stati evacuati e danni, problemi anche a Figline di Prato, dove è esondata la Bardena, e allagamenti anche a Campi Bisenzio, difficoltà anche a Livorno, Pisa e lungo il litorale. E anche nel Pistoiese sono state ovviamente notti di apprensione. Ripercorriamo tutto nei servizi di Toscana TG. Ieri in Toscana in 12 ore sono caduti fino a 150 mm di pioggia, un valore superiore a quello che normalmente si registra nell'intero mese di settembre. A fare il quadro è stato il presidente della Regione Giani, che ha assicurato sullo stato dei fiumi, tutti tornati sotto le soglie di riferimento già in mattinata, ma le strade allagate, i tombini occlusi, l'acqua in cantine e garage, magari appena rimessi a nuovo, hanno riacceso in molti toscani la paura di un'altra alluvione. Né Giani né l'assessore alla protezione civile hanno però dubbi. Le criticità dovute al maltempo di ieri sono dovute al sistema fognario. Ieri sono esondati gli accumuli che le fogne all'inizio di settembre, ancora non ben abituate, magari riempite dalle foglie, hanno provocato. Le opere idrauliche, anche quelle realizzate in somma urgenza, hanno tenuto e non ci sono stati problemi sul reticolo. Non ha retto il drenaggio urbano, questo per alcuni ordini di problemi. Il primo è una scarsa manutenzione delle caditoie. Il secondo ordine di problema potrebbe essere, lo stiamo verificando, una non sufficiente pulizia post evento, ma più diffusamente io temo che sia un dimensionamento ormai insufficiente di tutto il sistema, di grande parte del sistema fognario. Il rifacimento del sistema fognario, attualmente pensato per una realtà in cui gli eventi calamitosi avevano una cadenza di 200 anni, dovrà diventare una realtà futura. È evidente che i cambiamenti climatici impongono degli interventi strutturali, devono diventare prioritari. In linea generale, ma dipende dai contratti, la competenza della pulitura del sistema fognario spetta al gestore idrico, Publiacqua nel caso della zona di Firenze, Prato e Pistoia, che viene attivato dai comuni. Nei prossimi giorni convocheremo i comuni, cercheremo di metterci a disposizione per dare una mano, perché riteniamo che quando si dirama un'allerta arancione ci debbano essere delle squadre, pagando anche questo servizio in qualche modo, che facciano un giro e vadano a ripulire le caditoie che sono intasate. Se non c'è stato un nuovo 2 novembre, se le peggiori previsioni non si sono verificate, se una seconda alluvione non c'è stata, è solo per una combinazione di fattori che ha spostato i temporali più violenti a sud, lontano dalla provincia di Prato. Una consolazione che non cancella però i danni, tanti, ingenti, che i circa 115 mm di pioggia caduti in poche ore hanno provocato. Tracimazioni, allagamenti, acqua e fango in abitazione al piano terra, in garage e scantinati, paura e rabbia. Per tante famiglie un pomeriggio e una notte a guardare il cielo, a sperare che l'ennesimo temporale fosse anche l'ultimo, in una intermittenza snervante che è durata fino a notte fonda. Con anticipo sull'allerta arancione attiva dalle 17, i comuni della provincia hanno aperto i centri operativi comunali e successivamente la prefettura ha reso operativo il centro coordinamento soccorsi. La macchina della protezione civile è entrata in moto per tempo e ha fatto fronte alle decine di richieste che sono arrivate da tutto il territorio. Diverse le zone della città che sono andate sott'acqua e lo stesso è successo nel resto della provincia. Figline ha fatto di nuovo i conti con l'esondazione della Bardena. La cassa d'espansione realizzata circa 20 anni fa ha tracimato verso sud, creando una voragine, un'ampia voragine, perché l'incuria di tanti anni e anche forse una mala progettazione di 20 anni fa alla luce delle vicissitudini meteorologiche cambiate, ecco, quindi ha creato veramente tanti problemi e la paura ieri sera è riaffiorata. Io non avevo pianto il 2 di novembre, ma ieri sera, sinceramente lo posso dire, mi è venuto da piangere. L'acqua veniva giù per le strade come il 2 novembre, quale dentro. Questi mesi lei ha visto qualcosa, è stato fatto? No, non è stato fatto, è stato tagliato gli alberoni, però le ciocche sono rimaste lì. Quanta paura avete avuto ieri? Devono provare. Molta rabbia, perché 10 mesi sono tanti. Gli interventi che
so che vogliono fare, dovrebbero però farli. Ora è diventato più urgente, nonostante non ci sia stata un'alluvione forte come l'altra volta, perché i detriti dell'altra volta sono rimasti dopo 10 mesi invariati. A Montemurlo, dove la scorsa primavera è arrivato al traguardo l'intervento da oltre 1 milione di euro di messa in sicurezza e consolidamento del tratto tombato del torrente Stregale, stesso scenario dello scorso novembre. Danni, tanti danni. Foto e video sono la tristissima testimonianza di ore di angoscia, passate a sperare o, a seconda dei casi, a pregare. Ci risiamo un'altra volta, sì, effettivamente sì. Il problema qui, se non risolvono il problema del fiume Stregale a monte, mettendo griglie, vasche di espansione, qualche cosa, hanno fatto il lavoro giusto della calza per ripristinare il discorso della tubazione vecchia degli anni 70, quando è stato intubato lo Stregale, però devono fare qualcosa a monte e comunque si deve ritornare come facevano prima vecchi, a pulire questi fiumi, torrenti, e non tagliare e lasciare lì. Pale, vanghe, secchi, stivali fino alle ginocchia, l'acqua ha fatto posto al fango. Sono a levare fango, sono a levare roba, meno male in casa proprio faccia conto 3 dita. L'esondazione del torrente, ancora una volta, è entrato in casa, in via Giunti, in via del Parco, a pochi fortunati vincitori della lotteria. Questa è la situazione di Punta a Capo del 2 novembre, né più né meno. Io qui ora ci avrò 18-20 metri cubi di terra da portare via. E io devo stare zitto perché ci sono persone qui che hanno perso nuovamente l'appartamento. Ieri sera gente a piangere sulla strada. Sui social c'è un video. Il problema di ieri è stata questa griglia che è stata messa davanti al tubo, alla tubazione. Una volta levata quella, lo Stregale ha ripreso il suo corso. Era una griglia di protezione, ha fatto da tappo, l'acqua è venuta di fuori. C'era una grata di 20 cm di diametro accostata all'imboccatura. I cittadini segnalano che questa grata si sta alzando già dal pomeriggio, nessun intervento fino all'esondazione del torrente. L'acqua dello Stregale, ma anche la pioggia che non ha trovato sfogo nei tombini. Abbiamo pulito noi perché erano tutti tappati i tombini, non hanno pulito proprio nulla. I tombini erano tutti tappati e l'acqua non scendeva. Se l'altra volta si poteva invocare 40 anni di mancata manutenzione, amministrazioni precedenti, problematiche inerenti alle competenze tra Genio, consorzio di bonifica e altre situazioni, ora le responsabilità siano ben precise. I cittadini sono stufi. Già la volta precedente c'era stato qualcuno che aveva fatto delle segnalazioni per potenziali reati di ordine penale. Stavolta è stato abolito l'abuso d'ufficio, ma qui si parla di disastro colposo o doloso. Ogni volta che piove, Campi Bisenzio rivive l'incubo dell'alluvione del 2-3 novembre scorso, una ferita difficile da rimarginare che anche ieri pomeriggio, durante la fortissima pioggia, che poi si è ripresentata in serata, si è riaperta. Alcuni scantinati si sono riallagati. Le paratie non sono servite perché questa volta l'acqua è entrata dal basso, dalle fogne. Sono esplosi i tombini in casa e l'acqua è spruzzata fuori dal basso, allagando. Questo è il vano caldaia, fortunatamente la caldaia ora è ripartita, circa 20-25 cm d'acqua qua, circa 20-25 cm in tavernetta. E il problema che è successo a un quarto, alle 3, alle 15 circa di ieri e si è ripresentato circa alle 20 della sera. Ho fatto la notte in bianco, sono stato a controllare quello che succedeva, perché comunque l'allerta era anche nella fase notturna. Qui il sistema fognario non ha funzionato. Se non vengono pulite, perché nel periodo estivo il fango che era nelle fogne si è cementificato, per cui il diametro delle fogne è diventato la metà. Il problema va risolto a monte affinché i cittadini possano dormire sonni tranquilli a partire dal primo cittadino. E già dopo l'alluvione c'è stato un passaggio a tappeto su tutta la rete fognaria che però a quanto pare in alcuni punti si è rintasata dal fango nel corso del tempo. Già a giugno per esempio abbiamo fatto un intervento completo di ripulitura in una strada che ieri per esempio è una delle strade simbolo che si è allagata, no? Quindi c'è un problema proprio anche strutturale sul quale bisogna intervenire, ma occorrono delle risorse. E poi devo dire che molto, molto ha fatto anche l'angoscia, la preoccupazione, la paura. È una Livorno che è andata sott'acqua ieri. Sotto una pioggia battente durata alcune ore, le strade si sono allagate.
Tanti i disagi per il traffico a Livorno, un evento che poteva essere previsto dato il codice arancio diramato dalla Protezione Civile. Ha funzionato tutto quello che doveva funzionare, anche molto bene. Io sto facendo riferimento alla fase di allerta, alla fase di coinvolgimento e informazione dei cittadini, all'operatività sul territorio e a tutto il sistema che ha coinvolto in maniera integrata Protezione Civile, Polizia Locale, Forze dell'Ordine, Volontariato e Uffici del Comune. Se poi si parla degli allagamenti, gli allagamenti ci sono stati ovunque dove è passata questa perturbazione che aveva caratteristiche chiare, ovvero una quantità di pioggia enorme concentrata in pochissimo tempo. Si parla male caditoie, se si pulivano, se si... Non è quello il problema. Noi abbiamo investito 600.000 euro sulla pulizia delle caditoie, che a Livorno sono 45.000, e il lavoro è stato portato avanti in maniera concreta e fattiva. Il problema vero è che il sistema fognario di Livorno, come di Pisa, come di Viareggio, come di Prato, come di Milano, è non rispondente a questa nuova tipologia di fenomeno atmosferico. Quindi il quadro è questo: o a Livorno si usa un termine un po' così, o sbudelliamo la città, la apriamo completamente, rifacciamo tutte le fognature, il che andrebbe fatto ma è costoso e ci vuole tempo, o altrimenti dobbiamo intervenire nelle zone di criticità e cercare di limitare i danni. Questo è il quadro. Notte di apprensione anche a Pistoia e nei comuni della Piana Pistoiese per l'ondata di maltempo che ieri ha fatto ritornare alla mente gli eventi alluvionali del novembre scorso, fortunatamente con esiti minori. Nel capoluogo in serata sono state chiuse momentaneamente alcune strade e sottopassi, tra cui quelli di Ponte Europa sulla tangenziale e di Porta Nuova. Oltre ad alcune vie come via Acqualunga, via del Crociale, via di Piuvica, la situazione è stata continuamente monitorata dalla Protezione Civile e dal personale dei cantieri comunali e sono stati distribuiti anche i sacchi di sabbia nelle zone più a rischio. A Quarrata è stata chiusa via del Casone e consegnati i sacchi di sabbia ai residenti. Interdette anche le vie di Falchero e via Santini, sempre nel comune di Quarrata, chiusa momentaneamente anche via di Maone a Luciano a causa di alberi caduti sulla sede stradale. A Montale in molte case i residenti hanno installato le paratie alle porte e ricevuto i sacchi di sabbia dai volontari della VAB. Poi nel corso della notte la situazione è andata via via migliorando. E sul tema della rete idrica e soprattutto delle caditoie e la loro pulizia abbiamo ospitato a Refresh il presidente di Publiacqua, il gestore idrico della Toscana Centrale, Nicola Perini. Partirei innanzitutto dal grande tema della rete idrica, no? Perché in questi giorni si sono alternati molti esperti, professori, che con la loro competenza hanno dichiarato che è impossibile rifare la rete idrica delle città, la rete fognaria, costa meno alla fine pagare i danni. Però intanto c'è un dato, che Publiacqua, grazie ai fondi del PNRR, una parte di rete idrica la riqualificherà. Sì, si riqualifica la rete idrica, ma non la rete fognaria. E poi c'è una sostanziale differenza, che i danni li pagano i cittadini e invece l'intervento sulle fognature dovrebbe essere legato solo alcuni cittadini, invece il recupero delle fognature dovrebbe essere un impegno collettivo. E evidentemente i fenomeni di questi giorni palesano una struttura che non è sufficiente a rispondere ai fenomeni che dobbiamo affrontare. Non esiste un problema unico, magari esistesse un problema unico, perché sarebbe molto semplice poter intervenire. Oggettivamente i problemi sono di varia natura. Dal mio punto di vista, immergendomi in tutte le responsabilità della mia azienda, credo che si debba lavorare su un piano amministrativo per semplificare i soggetti che operano su queste strutture. Sono troppi i soggetti che lavorano sulle acque dolci, dall'autorità di bilancino ai consorzi di bonifica, ai gestori. Quando si parla di rete fognaria poi bisogna aggiungere
il fatto che per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche e delle fogne bianche ci deve pensare le amministrazioni comunali, mentre per le fogne miste e le fogne nere ci deve pensare Publiacqua. Sono troppi i soggetti, bisogna avviare un processo di semplificazione. Anche perché i sistemi gestiti dai singoli soggetti fra di sé dialogano tanto, e dialogando tanto c'è bisogno di un attore unico per poter mettere in armonia tutti gli strumenti necessari a dare delle risposte. Oggettivamente il problema è: abbiamo delle strutture che non sono sufficienti. Noi siamo passati dalla fine degli anni 90 a circa 5 eventi meteorologici importanti ogni 15 anni, e ora siamo quasi a 50 accadimenti importanti l'anno. Cioè, il mondo è cambiato, le strutture sono quelle, sono state iniziate da 150 anni fa e sono proseguite nello svolgimento e nella crescita della impermeabilizzazione del terreno per la crescita delle città. E si capisce che noi dobbiamo mettere in campo una serie di azioni, la semplificazione amministrativa e una serie di azioni di carattere ingegneristico strutturale, tra le più articolate e complesse come il rifacimento di parti della fognatura, specialmente in alcune zone di città, con delle vasche di contenimento all'interno delle nostre città per laminare l'acqua piovana, perché oggi arriva troppa tutta insieme e poi corre troppo velocemente. I nostri sistemi non sono in grado di accoglierla. Poi, dopodiché, la responsabilità sembra spesso ricadere sul fatto che le aditoie siano ostruite, tappate, non gestite adeguatamente. Io credo che evidentemente noi metteremo in campo azioni sempre più precise, più che altro azioni sempre più legate alla cooperazione dei cittadini per palesare un impegno e un'attenzione nei loro confronti. Però è evidente, non possiamo raccontare che il problema, come si è vissuto domenica, lo si risolve ripulendo meglio le caditoie. Perché anche se fossero state tappate il 10% delle caditoie, questo non sarebbe stato sufficiente per creare le condizioni se create l'altra volta. Poi così non è. Voi tenete conto che nell'ambito di Publiacqua le aditoie sono 300.000. Vengono ripulite una volta l'anno, a differenza di altre regioni o città d'Italia dove ci sono delle città che vengono pulite ogni 3 anni. Queste vengono ripulite tutte una volta l'anno, e poi vi è con i comuni l'individuazione di un ulteriore 15% delle 300.000 aditoie, quelle più sensibili o quelle che procurano più danni, che vengano pulite 2 volte l'anno. È evidente che questo è un servizio che non sempre è fatto opera d'arte. E allora, per esempio, se io prendo il comune di Campi, comune di Campi ha circa 8.400 aditoie. Nei mesi di febbraio e di marzo sono state pulite 8.180 aditoie, 196 non sono state pulite perché l'auto era in sosta, 25 aditoie perché cementate, 27 rotte dalle radici, 75 rotte per vari motivi. Ecco, voi capite che evidentemente la gran parte delle aditoie vengono curate. È vero anche che noi abbiamo l'obbligo di fare un 20% complessivo di controlli, e sul comune di Campi, su 2.992 caditoie controllate, 91 non erano state pulite. Per cui la ditta che puliva le caditoie ci aveva trasmesso dei dati non reali. E di lì scatta le penali, e scatta poi il ritorno a pulire quelle caditoie. Però ecco, questo è un fenomeno che va visto nella sua interezza. Se no non riusciremo mai a dare delle risposte esaustive a quei cittadini, certo, che poi sono chiamati a ripagare danni che subiscono. Gestire 300.000 caditoie che vengono pulite una volta l'anno è sicuramente un numero importante e significativo. Lei ci ha spiegato i numeri di Campi, però le domando, ma su Campi il problema erano le caditoie
che abbiamo capito nei numeri, diciamo, marginali, non pulite, oppure era quello che c'era dentro all'interno della rete idrica e fognaria, cioè il fango che si era seccato dalla precedente alluvione? Le fognature vengono ispezionate costantemente. I nostri dati non palesavano un'insufficienza di funzione delle fognature. Noi dal lunedì cosa facciamo? Noi dal lunedì, insieme all'amministrazione comunale, ai tecnici del comune di Campi e di Montemurlo, procederemo all'ispezione completa di tutte le fognature delle due città, in modo da avere un dato oggettivo di quello era lo stato dell'arte, non esclusivamente dettato dall'analisi di Publiacqua, ma fatto insieme a Comuni. Questo è un elemento che dovrebbe, una volta per tutte, far verificare quelli che sono i reali fenomeni. È evidente che se le fognature fossero state ostruite parzialmente o meno, la responsabilità ce l'assumiamo tutta, perché certo, poi noi dobbiamo rispondere delle complessità, dei dolori, delle preoccupazioni e delle ansie dei nostri cittadini, per cui ce le prendiamo tutte. Però vorremmo dare un contributo solido affinché questi fenomeni non si ripetano nelle forme che abbiamo vissuto due volte nell'ultimo anno. L'altra notizia principale della settimana riguarda la cronaca a Viareggio, dove Cinzia D'Alpino, 65 anni, ha travolto con la propria autovettura un uomo di 47 anni, di nazionalità marocchina, che prima l'aveva minacciata e le aveva rubato la borsa. La donna adesso è agli arresti domiciliari per omicidio volontario, ma la notizia ovviamente ha avuto molto clamore. La ricostruiamo nei servizi di Toscana TG. Sono le 23.45 dell'8 settembre. Una donna alla guida del suo SUV bianco percorre via Michele Coppino a Viareggio. Punta un uomo e lo investe più volte fino a farlo morire. Sembra la scena di un film, ma è la realtà. Alla guida c'è Cinzia D'Alpino, titolare di uno stabilimento balneare a Viareggio. L'uomo a terra è Said Malkoun, algerino di 47 anni. La donna scende dall'auto quando vede il corpo esanime dell'uomo, prende una borsetta e va via sotto a una pioggia battente. Una violenza senza precedenti che, secondo la ricostruzione della donna, poi rintracciata grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona dalla polizia, avrebbe avuto una escalation all'uscita di un locale. Secondo il racconto dell'imprenditrice, l'uomo, che alle spalle ha precedenti per furto, si sarebbe avvicinato a lei minacciandola con un coltello, che al momento non si trova, per avere la sua borsa. Una volta presa, il 47enne si sarebbe allontanato per poi essere investito. A niente sono valsi i soccorsi, l'uomo schiacciato dall'auto contro la vetrina di un negozio è morto al pronto soccorso. Al vaglio degli inquirenti altre immagini di videosorveglianza della zona. Intanto la donna resta in carcere al Don Bosco di Pisa in attesa della convalida del fermo con l'accusa di omicidio. Viareggio non è nuova. Episodi di violenza ce lo racconta chi tutti i giorni si reca al lavoro in darsena. È parecchio, cioè mette verso il porto, verso la finestra c'è parecchio, il palazzetto c'è parecchia gente poco raccomandabile. E che possono succedere vari episodi di questo genere qui. Allora, questo è un po' grave, insomma, c'è parecchio. C'è molta violenza? Sì, c'è un po' di spaccio di droga, di queste cose qui, sempre in questa zona qui della Pineta. E sono venuti anche di giorno, sono avuti. Anche un paio di volte a due corrieri che mentre scaricavano gli è stato portato via portafoglio, telefono all'interno dei mezzi. Ma si ha la sensazione che questa sia una zona poco sicura? La sensazione, controlli pochi, insomma, quello sicuramente. Viareggio è ancora sotto shock. Le immagini di Cinzia D'Alpino, che con il suo SUV bianco decide di investire chi l'aveva derubata della sua borsa, passando sopra il corpo per quattro volte, hanno lasciato un segno. Said Malkoum, 47 anni, giace a terra. La sua vita termina domenica 8 settembre intorno alla mezzanotte sul marciapiede. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro non vuole commentare ai nostri microfoni questo episodio sfociato nella massima violenza, eppure i viareggini un'idea se la sono fatta e non la nascondono. Io mi sono immedesimata, se dovesse succedere qualcosa del genere a me sicuramente sarei talmente spaventata, non sarei lucida né di inseguire, chiamerei subito la polizia e rimarrei pietrificato. Quindi vedere una donna così elegante, così un'imprenditrice
che reagisce in questo modo effettivamente fa rimanere tutti sotto shock. È stata una cosa molto... no, non è giustificabile in nessuna maniera, intendiamoci bene. E anche la difesa che sta facendo lei si arrampica sugli specchi, perché assolutamente non è possibile. Insomma, la vita umana è la vita umana. È una cosa che non è mai successo qua. È proprio una donna che gli sia scappata così la mente, ma io non lo so. Magari poteva chiamare le forze dell'ordine e la cosa si poteva risolvere diversamente, però c'è stata troppa violenza anche da parte della donna per me. Poi, purtroppo a Viareggio siamo in un clima ora che non si vive più, perché puoi portare bambini, io ho due nipoti, li porto in Pineta, ma c'è da stare attento dove va, cosa fa, perché insomma c'è un po' di poca sorveglianza da parte mia. Non credo che sia giustificabile una reazione del genere, con tutte le problematiche che possa avere, perché senz'altro sarà andata anche un po', però quelle cose lì non si può passare sopra le persone, non è concepibile una cosa del genere. È a casa in attesa degli sviluppi Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina di 65 anni, arrestata con l'accusa di aver investito di proposito e ucciso Said Malkoun, il nordafricano di 47 anni, autore del furto della sua borsa. Accusata di omicidio volontario, la donna, dopo due giorni passati nel carcere Don Bosco di Pisa, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha accolto la richiesta dell'avvocato Enrico Marzaduri di disporre una misura cautelare più lieve della carcerazione, e così ieri pomeriggio la donna è tornata in famiglia. In 80 secondi un filmato della videosorveglianza installata in via Coppino, la strada dove è successo tutto domenica sera, racconta il fatto. La donna al volante del suo SUV punta l'uomo che è a piedi e che ha tra le mani la borsa sottratta qualche minuto prima, lo investe, poi ingrana la retromarcia e lo prende in pieno di nuovo e poi ancora un paio di volte, scende, recupera la borsa e se ne va. Alla polizia che l'ha arrestata lunedì e di nuovo al giudice ieri mattina durante l'udienza di convalida ha detto che quell'uomo l'aveva minacciata di morte per prenderle la borsa e di aver avuto paura che potesse succedere altro. C'erano le chiavi di casa, i documenti, ho pensato che potesse venire dove abito. Dopo essersi allontanata da via Coppino però la donna non è tornata a casa, non ha chiesto aiuto, non ha telefonato alla polizia, ma è tornata al ristorante nel quale aveva cenato con le amiche per restituire l'ombrello che una cameriera le aveva prestato per evitare che si bagnasse nel tragitto fino alla macchina dove il 47enne l'ha derubata. Un atteggiamento lucido o forse solo il frutto di una completa estraneazione da quelle manovre risultate fatali all'uomo, che però, ha precisato l'avvocato, è stato inquadrato da un'altra telecamera mentre si alzava in piedi dopo l'allontanamento dell'imprenditrice. La mia assistita voleva prenderlo alle gambe, bloccarlo, non voleva ucciderlo, le parole del difensore. La vicenda giudiziaria potrebbe approdare al patteggiamento o al rito abbreviato, le due formule che consentono uno sconto di pena di fronte a un pesantissimo destino di una imputazione di omicidio volontario. Ma l'emulazione è sempre dietro l'angolo, però è altrettanto vero che per quanto riguarda almeno i miei concittadini, insomma, io sono circondato da persone che hanno altissimo il senso dell'umanità e della civiltà e del rispetto anche nelle situazioni più esasperate di stare con i piedi per terra e di rivolgersi alle forze di polizia. Il questore di Firenze non teme nel capoluogo toscano un effetto emulazione di quanto avvenuto a Viareggio. La questione è emersa a margine di un confronto che si è tenuto a Palazzo Vecchio su come affrontare le sfide della criminalità moderna utilizzando tecnologie avanzate, organizzato dalla Fondazione Insigniti Omri, composta da insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana che traducono l'onorificenza loro conferita in un'attività di servizio gratuito a favore della collettività. Auriemma ne fa parte e a presiederla è il prefetto Francesco Tagliente, già questore di Firenze e Roma. Il tema della sicurezza e di come viene affrontato, vuol sottolineare Tagliente, coinvolge più soggetti. Ogni volta che accade un fatto di sangue sento dire più forze di polizia e più controllo del territorio. Ma immaginiamo che a Viareggio ci fossero state 5 pattuglie della polizia o dei carabinieri, ma se nessuno li chiama, a che servono? Quel cittadino che è stato ucciso
doveva stare lì? Noi dobbiamo creare le condizioni giuridiche che le misure cautelari vengano eseguite. L'anello sistema giustizia è un anello fondamentale, così come è fondamentale l'anello cittadino. E sul tema sicurezza in città è intervenuta anche la sindaca per sottolineare come le risposte vadano date su più fronti: agenti a piedi, chiusura dei mini market alle 21, azioni di prevenzione e contrasto all'uso di sostanze stupefacenti, fino al presidio, anche sociale, della città. Annunciati dal ministro dell'Interno anche gli agenti sulle tranvie, la Polmetro. Funaro ne ha già parlato con Piantedosi, che sarà a Firenze entro novembre, ma non ci sono ancora dettagli su quanti saranno e come verranno organizzati.